Ben ritrovati tutti per ascoltare insieme il Vangelo di questa domenica e esplorare nella storia dell'arte come questa parola ha saputo fecondare la nostra cultura. Siamo ancora una volta davanti alla chiesa di Santa Sofia e Sofia significa sapienza. Ecco, non è un caso se la prima lettura di questa domenica è del libro della Sapienza, che è un libro che ci insegna a distinguere i sapori. Ebbene, è un'eccellente introduzione, la prima lettura, per saper ascoltare il Vangelo. Il Vangelo che ci parla della distinzione fra il grano e la zizzania. In quel tempo, Gesù espose alla folla un'altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: «Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?» Ed egli rispose loro: «Un nemico ha fatto questo». E i servi gli dissero: «Vuoi che andiamo a raccoglierla?» «No», rispose, «perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura. E al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla. Il grano, invece, riponetelo nel mio granaio». Siamo in questo capitolo 13 di Matteo in cui si susseguono diverse parabole. E dicevamo già domenica scorsa, la parabola è questo genere letterario ebraico, in ebraico è mashal, che fa entrare in un'atmosfera, piuttosto che spiegare la vita spirituale come una definizione da enciclopedia, da dizionario, fa capire che è una questione di cuore, si comprende con il cuore. E si comprende con il cuore quando gli elementi del racconto, di questa parabola, sono degli elementi fondamentali per la vita quotidiana. Perciò Gesù ha avuto una predilezione per queste parabole con delle immagini della civiltà agricola, che era la civiltà del suo tempo, il campo di grano. Ecco, e ogni immagine di una parabola in qualche modo è uno specchio della vita dell'uomo. Chi siamo noi se non come delle spighe di grano? È un'idea molto bella, no? E noi siamo la combinazione fra un seme, che poi Gesù dice è il seme lanciato da Dio stesso, ecco, la combinazione fra questo seme e della materia inorganica, della materia non viva, ecco. Allora, questa è la nostra origine, una presenza di Dio, un tocco di Dio sulla materialità della terra. Infatti, già l'Antico Testamento rappresenta la creazione dell'uomo quasi come un bacio di Dio sulla terra, no? Quando Dio soffia, prende della materia, del suolo e soffia sulle narici e diventa un essere vivente, un essere umano. Allora ecco che adesso con l'immagine del seme abbiamo la stessa cosa. Chi siamo noi se non come delle spighe che nascono? E nascono, sì, da questo incontro fra Dio e la terra. Abbiamo in qualche modo il segno, la traccia di Dio dentro di noi, perché è il seme che è Dio stesso, che è Dio che si dona radicalmente, che poi viene esplicitato, cioè manifestato al massimo nella vita di Gesù, che è quel seme caduto a terra, che muore, che dà la vita, è la croce. Ecco, questo che ci portiamo nel cuore come traccia di chi ci ha creato. Dunque, noi siamo già da sempre legati a questa storia di qualcuno che muore per noi, qualcuno che è capace di dare la vita per noi. Al tempo stesso facciamo entrare in questa storia tutto quello che è il nostro materiale, la nostra pasta umana, la nostra psiche, le nostre esperienze, le nostre capacità e diventiamo una spiga, come una spiga di grano.
E per che cosa è la spiga di grano? Per diventare a sua volta seme, per essere feconda o essere mangiabile, cioè per nutrire. Questa è un'immagine anche forte dello scopo, della finalità della nostra vita. Tu nasci per donarti, cioè per donarti nel senso di fare frutto, far nascere altre spighe, ma anche per diventare pane, pane mangiabile. Allora in questa immagine c'è già anche la vita stessa di Gesù, evidentemente. Lui è l'uomo per eccellenza, lui è l'uomo per eccellenza che diventa pane mangiabile. Però questa parabola invece ci dice che non è poi tutto così bello, come se fossimo semplicemente delle spighe pulite pulite. Questa parabola introduce il problema eterno del male, dell'ambiguità, che qua è rappresentata dalla zizzania e che è rimasta nel nostro linguaggio popolare, no? Ah, questo qua mette zizzania nel suo posto di lavoro, nella sua famiglia, che vuol dire mette discordia, mette veleno. La zizzania è una pianta che l'uomo antico conosce benissimo, graminacea, il nome scientifico è l'olium temulentum. Temulentum vuol dire velenoso. In effetti è una pianta che produce delle alcaloidi che danno mal di testa, possono dare allucinazioni, con i suoi funghi anche si può sintetizzare quello che oggi possiamo chiamare delle sostanze che producono appunto allucinazioni, delle sostanze tossiche che producono anche dipendenza. Ecco, allora questo si mischia nel campo di grano. E questa è una fotografia straordinaria della costante ambiguità della nostra vita. Costante ambiguità dei nostri contesti. Non c'è nessun contesto puro. Non c'è nessun posto di lavoro, comunità religiosa, famiglia, realtà scientifica, scuola, comune, città, senza questa dimensione mista, il grano e la zizzania. Ma non solo così fra di noi, ma anche dentro di noi. Quanta zizzania abbiamo nel cuore! Il mio maestro dei novizi mi ripeteva una frase che per me è stato un insegnamento per tutta la vita. Quando io mi scoraggiavo rispetto al fatto di non essere buono, nel fondo, no? Di non essere bravo come vorrei, come avrei voluto, di essere un po' deluso di me stesso nella vita religiosa, perché nella vita religiosa uno magari vuole essere perfetto e poi alla fine fa i conti con la propria mediocrità. E mi diceva così, mi diceva: tutte le motivazioni sono miste. Questa è una grande saggezza. Tutte le motivazioni sono come questo campo, con del grano e della zizzania. Ma anche per gli apostoli è stato così, quando hanno seguito Gesù. Ma noi pensiamo che hanno seguito Gesù già perché volevano dare la vita? Ma un Simon Pietro, quando Gesù lo chiama, che sta lì nella pesca, che non è riuscito a pescare, pensiamo che già aveva deciso di essere San Pietro, che è morto crocifisso con la testa in giù. Ma no, hanno seguito Gesù perché pensavano che ci fosse un interesse. Hanno seguito Gesù perché hanno immaginato che avrebbero vinto umanamente qualcosa, occupato i primi posti, essere onorati da tutti, se avessero saputo dall'inizio che avrebbero dovuto morire martiri. Sicuro non seguivano Gesù. Dunque la motivazione è sempre mista in tutto quello che facciamo. C'è sempre un po' di grano, cioè di seme di Dio. C'è sempre questo desiderio di amare che Dio ha seminato nei nostri cuori, che è già la presenza di Dio nel nostro cuore, che è già Gesù che si sta formando pian piano nella nostra vita, ma c'è anche la zizzania. C'è anche la zizzania, l'interesse personale per me, contro gli altri, in qualsiasi cosa faccio. E a volte il problema
è che noi ci scandalizziamo di questo e diciamo no, basta, non posso più sopportare un mondo ambiguo, nel fondo forse perché non posso più sopportare me ambiguo. Nel fondo quando a volte ci scandalizziamo da tanto male che vediamo fuori da noi, quando ripetiamo continuamente, ah guarda questa qua, la vicina come fa, il parroco, l'altro, questo catechista, quando parliamo solo di questo, forse che dentro di noi ci fa scandalo che troviamo tanta zizzania. Allora la parola di oggi è bellissima perché dice non aver paura, il seme è seme buono, tu sei buono, Dio ti ha creato buono e per essere buono. E allora viene la domanda, sì ma allora questa zizzania da dove viene? Interessante che il testo dice mentre tutti dormivano, cioè nel momento di disattenzione. Nel momento di disattenzione nella tua vita, quasi quando tu sei assente, entra la zizzania. La zizzania però è seminata non da Dio, ma da un nemico. Questo dal punto di vista teologico è importante, perché alcuni sistemi religiosi ci mettono davanti a due principi, il principio del bene e il principio del male, che si combattono da tutta l'eternità. No, per la Bibbia è il bene che vince. Dio è puro bene e ti ha creato per il bene e vincerà alla fine il bene. Solo che questo mistero del male attraversa la nostra storia. Gesù non lo spiega dal punto di vista filosofico, sì esiste il male perché ci deve essere, no, è un nemico. Ma la domanda dei suoi collaboratori qua nella parabola è interessante, perché, da dove viene? Noi tutti vogliamo capire il male, come mai? Non lo capiremo mai, fa parte del mistero più intimo della vita, fa parte di quella molla che ci obbliga a fidarci solo di Dio. Signore, non capisco perché il male, non capisco perché questa zizzania dentro di me, vieni tu a far pulizia dentro di me. Questo è il regno dei cieli. Vieni tu a purificarmi da questa zizzania. E non che io allora devo evitare tutto quello che può essere un po' ambiguo, come questi agricoltori, no? Che dicono, vuoi che lo strappiamo? Vuoi che creiamo, sarebbe, vuoi come, che creiamo una società perfetta? Ebbene, c'è una parola strepitosa di Blaise Pascal, questo autore francese del 600, che dice l'uomo è né angelo né bestia e purtroppo chi vuole fare l'angelo fa la bestia. Quello terribile è un avvertimento per noi tutti che cerchiamo di realizzare delle belle cose. Non, l'ambiguità esisterà sempre, ma è l'incontro con Dio che ti purifica lentamente. Ed è questo su cui noi non dobbiamo cedere, non dobbiamo venir meno. Signore, sei tu che mi salvi, non sono io che mi autosalvo. Sei tu che nella tua parola, nella tua pazienza, nel tuo perdonarmi, nel tuo non stancarti mai di sopportarmi, purificherai le mie motivazioni, come hai purificato le motivazioni degli apostoli, che poi a un certo momento hanno capito, ma che bello dare la vita. Ebbene, nell'arte contempliamo questo processo di purificazione. Certo, la zizzania è difficile da rappresentare nella storia dell'arte. Allora, la stessa funzione che nella narrazione ha la zizzania, per gli artisti l'ha avuto il papavero, il campo di papaveri. Vediamo un esempio con Vincent van Gogh nel 1890, campo di papaveri e l'anno della sua morte. E vedete questo genio della pittura europea riesce a far rispecchiare il cielo con
il campo di papaveri. Cioè il campo di papaveri è la versione terrestre di, quelle, di quei tocchi impressionisti, di, quelle, di quei colori, di quelle onde con cui lui forma il cielo. E sono macchie rosse semplicemente sulla terra, e la terra non è mai uniforme, non è mai monocromo. La terra è fatta di verde e di rosso. La terra sono, è il grano che darà il pane buono, ma anche il papavero che, come la zizzania, è una pianta infestante e anzi ha tanti paralleli, perché anche a partire da un certo tipo di papaveri si produce l'oppio, come a partire dalla zizzania si possono produrre prodotti allucinogeni, sostanze allucinogene. E dunque per le civiltà hanno avuto un ruolo molto, molto paragonabile queste due piante. È quasi come dire: guarda che proprio dove c'è il bene si mischia il male, e nella parabola del Vangelo di questa domenica abbiamo la chiara sensazione che la nostra tentazione sarebbe di togliere questi papaveri. E allora, togliendo questi papaveri, tu tagli anche il grano. Invece lascia che il frutto appaia, come dice il testo di questa domenica. Quando arriva il frutto, allora riconosci la pianta, riconosci se veniva dal grano o se veniva dalla zizzania. Ma vediamo subito un altro esempio con Claude Monet. Sono 10 anni prima dell'opera che abbiamo appena visto di Van Gogh. Campo di papaveri, anche qua, ma dove nella parte intermedia vediamo degli alberi oscuri, quasi minacciosi. E allora il contrasto di questi papaveri sembra ancora di più riflettere quella parte di cielo chiara che si vede nella parte superiore del quadro. Sembra che veramente, grazie a quella pianta infestante, un campo di grano può essere specchio del cielo, può essere bellissimo. Qua abbiamo un'intuizione in realtà profondissima. Che cosa fa sì che il cielo si riflette in noi? Forse non tanto le nostre virtù, forse non tanto le nostre capacità intellettuali, spirituali, umane, forse proprio la zizzania, forse proprio i papaveri, le nostre debolezze, le nostre fratture, le nostre ferite, ciò che è rotto, è spaccato dentro di noi, permette di riflettersi la luce di Dio. Lo stesso Claude Monet, in un'altra opera, rappresenta gli stessi papaveri, ma questa volta abitati da tre figure umane. Nel 1880 quest'opera è conservata a Zurigo in una collezione, e mette queste tre figure umane che raccolgono i papaveri, quasi fossero questi angeli della fine dei tempi o questi servi della parabola di oggi, che stanno loro facendo un po' la cernita, no? Quasi che questi angeli nel fondo siamo noi, questi servi siamo noi, che continuamente dobbiamo distinguere i papaveri dal grano, o la zizzania dal grano, e che è un lavoro per tutta la vita. Ecco l'essere umano che cosa fa questa distinzione, in cui sa che ci sarà sempre le due componenti e che solo alla fine dei tempi allora saprà la verità su che cosa stava nel suo cuore. Tra l'altro è la parte più bella del quadro, questa mista. Dietro c'è il villaggio o il paese degli uomini, che sembra più oscuro, sopra c'è il cielo che ci attende. Allora riconciliamoci con le nostre mediocrità, riconciliamoci con i nostri limiti e affidiamo tutto a questo cielo.